Noi velocemente passiamo in rassegna adesso uno di quei testi che normalmente vengono sbrigati dicendo Gesù vuole far riparare a Pietro il suo triplice tradimento. A mio avviso Gesù non vuol far pagare niente a nessuno. Se lui muore per i nostri peccati, figuriamoci se ha voglia di far pagare a Pietro il suo peccato. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Osservate il verbo. Si vede? È la seconda persona del verbo agapao. O, secondo i puristi, agapò, perché alfa omega fanno omega con l'accento circonflesso. Va bene. E invece Pietro gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti... Ecco, questo è il problema. Questo è il problema. Ricordatevi che agapao è un amore donativo senza attesa di contraccambio. Fileo, oppure con la contrazione filò, epsilon omega prevale il suono o, quindi filò. Significa un amore amicale con contraccambio. Chiaro? Questa è la finezza del testo. E giustamente i miei colleghi neotestamentaristi hanno tradotto mi ami da una parte e ti voglio bene dall'altra, perché sono due amori di tipo diverso. Amore di totale generosità, amore invece di corrispondenza. E Gesù gioca su questa sfumatura. Che cosa abbia detto in aramaico? È difficilissimo poterlo stabilire. Naturalmente, noi, se noi seguiamo questa linea, vediamo che per due volte c'è questo gioco. Alla terza volta Gesù invece cambia verbo, stando sempre al greco, ovviamente. Agapas me filosse, agapas me filosse, Gesù. Alla fine dice fileisme. Pietro perché rimase addolorato? Che la terza volta gli domandasse fileisme e non agapasme. Pietro ovviamente risponde sempre filosse, come ha sempre fatto prima. Dunque Gesù, agapao, agapao, fileo. Pietro invece, fileo, fileo, fileo. Ci siete? Bene. Proviamo a tradurre secondo quanto conosciamo della filologia del verbo. Simone, figlio di Giovanni, mi ami di un amore che non ha bisogno del contraccambio? Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo di un amore che ha bisogno del contraccambio. Pietro, mi ami di un amore che non ha bisogno del contraccambio? Oh. Tu lo sai che ti voglio bene. Cioè, ti amo di un amore che ha bisogno del contraccambio. Simone, figlio di Giovanni,
Mi ami di un amore che ha bisogno del contraccambio? Pietro rimase addolorato. Quello è il gioco. E quindi dire che Gesù li sta facendo pagare la triplice rinnegamento, io temo che forse non è esattamente così. Gesù li sta facendo pagare la presunzione che Pietro ha di amare senza il bisogno del contraccambio, perché durante tutta la vita pubblica Pietro ha avuto questo atteggiamento nei confronti di Gesù. Io vengo a morire con te. Tu non mi devi lavare i piedi, cioè non devi fare un gesto di servo nei miei confronti. Cioè Pietro è sempre stato lo zio protettore. Qui invece deve arrendersi e deve entrare in quella zona di sincerità in cui la persona chiama le cose con il loro nome. Zona di sincerità interiore che non sempre è facile raggiungere. E dunque Pietro dice, mi ha beccato. Rimase addolorato, significa questo, Ha beccato il mio tallone d'Achille. Io ho sempre presunto di poter fare a meno del suo amore, mentre ho sempre presunto di essere io a dare qualcosa a lui. Mentre invece mi sono accorto, dopo il tradimento, che ho bisogno che lui mi riconosca, anche se io non sono degno. Questo è il gioco. E quindi è un gioco molto sottile, che se si conosce il testo, bene il testo greco, si riesce a capire. Ma dietro a questo gioco ce n'è un secondo. Pasci, pascona, infatti in greco ci sono due verbi diversi, ma che non hanno grande diversità di significato. Per tre volte cosa sta dicendo Gesù? Pasci i miei agnelli, pascola le mie pecore, pasci le mie pecore. Sta dicendo, tu devi continuare quello che io ho fatto. Perché se noi andiamo a vedere Giovanni capitolo 10, Gesù dice di sé, io sono il buon pastore. E poi dice ancora, sempre Giovanni capitolo 10, in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore, vi è chiaro? Poi l'immagine continua, il guardiano li apre, le pecore ascoltano la sua voce e gli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le pecore, cammina davanti ad esse, le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma l'intelligenza di chi lo ascoltava, cioè del gruppo dei vescovi, non capirono di che cosa parlava loro. Vi è chiaro? Tenetelo presente questo. Ma essi non capirono di che cosa parlava loro. E allora Gesù incomincia la spiegazione. Io sono la porta delle pecore. Chiaro? Io sono la porta, due volte. Nella seconda volta dice, se uno entra attraverso di me, sarà salvato, entrerà, uscirà, troverà pascolo, tio tao. Poi Gesù dice, io sono il buon pastore.
Dopo però. Ora, il nostro amico sta entrando attraverso la porta, perché è Gesù che dice a Pietro: «Pasci le mie pecore». Capite il legame che c'è fra questo episodio, dove tutti rimaniamo colpiti dal «mi ami, mi vuoi bene, tio tao» e via di questo passo, ma di fatto noi qui abbiamo il Vangelo del primato. Gesù dice questo a Pietro, non agli altri. Ora, mentre se noi dovessimo leggere Matteo, capitolo 16, versetto 17-20, non abbiamo il tempo, lo potete fare voi a casa, lì noi troviamo quella famosa frase: «Tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, porte degli inferi non prevarranno, tutto ciò che scioglierai sarà sciolto, ciò che legherai resterà legato». Questo primato di Pietro, mentre in Matteo è espresso così, in Giovanni è espresso in questa maniera, con l'immagine del pastore che Gesù aveva illustrato al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Ora, tenete presente che questa immagine giovannea è quella che prevale nella teologia della Chiesa primitiva. Non prevale l'immagine di Pietro roccia, ma prevale l'immagine di Gesù pastore, Pietro pastore. Se voi infatti prendete la prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto dall'1 al 5, ve lo leggete a casa come compiti per casa, voi notate che lo scrittore che scrive la prima lettera di Pietro, un lontano discepolo di Pietro, Pietro era già morto da circa 25-30 anni, dice che il grande pastore è Gesù e i presbiteri e gli episcopi sono i pastori attuali. Continuano l'opera del grande pastore. E il pastore attuale deve continuare l'opera del maestro con lo stesso stile del maestro, cioè con la gratuità e la disponibilità. Questa immagine dunque di Gesù pastore, che viene sostituito in questo caso da Simone, è l'immagine prima della teologia del primato petrino. Questa immagine dunque di Gesù pastore, che viene sostituito in questo caso da Simone, è l'immagine prima della teologia del primato petrino. È l'immagine che resta. È molto importante perché oggi come oggi, dove stiamo vivendo in una marmellata del tutto è possibile, tutto è giusto, forse vale la pena recuperare alcune idee madri. Giovanni Paolo II diceva che certamente il primato di Pietro lo si può gestire in tanti modi. Il primissimo padre della Chiesa che parla in maniera, fra virgolette, teologicamente seria del primato petrino è un vescovo turco che faceva il vescovo in Francia, Ireneo di Lione, il quale dice: «Per noi cristiani è chiaro che il vescovo di Roma ha il primato dell'unità e dell'agape». Il primato dell'unità significa che esistono altri vescovi autonomi, ma che appartengono alla Chiesa cristiana perché sono in sintonia con il vescovo di Roma. Il vescovo di Roma dà il là. Il 4:40 di Vienna, diapason.
gli altri sono in sintonia con questo. Poi ognuno ha la libertà di tradurre, di inculturare il cristianesimo nella situazione in cui si trova. Ma questa inculturazione del cristianesimo deve essere in sintonia con il vescovo di Roma. Capite perché Francesco insiste nel dire «io sono il vescovo di Roma», la parola Papa non l'adopera. Perché la parola Papa è una dicitura di tipo bizantino-costantiniano. Ma ancora peggio è il primato dell'agape. Per noi agape sono i bacetti, le carezze, scordatevelo. Scordatevelo, non è così. L'agape è quella capacità di percepire l'amore di Dio nella storia e quindi ha una funzione profetica. Pietro è il suo successore. Quello cioè di farci chiaro il senso della storia che stiamo vivendo. C'è l'Isi, sì, è un segno dell'amore di Dio, perché l'agape è l'amore che il padre ha per il figlio e che il figlio ha per noi. Vangelo di oggi. Allora io ho bisogno che qualcuno mi dica se il Calvario è segno dell'amore di Dio. Io ho bisogno di capire se i nostri martiri sono segno dell'amore di Dio. Io ho bisogno di capire se la disonestà di tantissimi politici è segno dell'amore di Dio. Perché quando le cose ci vanno bene è molto facile dire Dio mi ama. E quando le cose vanno male? Allora ho bisogno che qualcuno mi aiuti a leggere la storia. Questo è il primo grande significato della parola agape, scoprire l'amore di Dio nella storia, anche lì dove ci sono gli inciampi sulla nostra strada. Agape significa anche un metodo. Un metodo che non esclude certe posizioni anche dure. Ma l'agape è sempre legata alla verità, oltre che alla misericordia. E se tu hai sbagliato, io non posso dire no, non hai sbagliato. Devo dire tu hai sbagliato. Poi subentrerà la misericordia. Ma l'agape prima è il rispetto della verità. Perché? Il padre ama il figlio ama noi, il figlio è la via, la verità, e quindi io non posso fare esperienza di Cristo, l'agape è esperienza di Cristo nella mia vita, se non ho questo atteggiamento di rispetto per ciò che è vero. Io la verità non posso inventarmela. Se tu ami lui o lei, ma è questo, dice, io no. Qual è la verità? Qui non scatterà mai una scintilla. Se quella si chiama luce, non puoi chiamarla farfalla, è luce, punto. Essere aderenti al reale è il primo passo della agape, perché il reale è la prima verità di contatto che tu hai. Gli psicologi ci dicono, quando tu hai il contatto con il reale sei sano di mente. Prego. Allora, vediamo il testo. Perché non dice Pietro rimase adorato che Gesù ha cambiato verbo, ma che gli chiede se mi vuoi bene. E come no? Pietro rimase adorato che per la terza volta gli domandasse che cosa? Non agapas me.
se ci fosse scritto Pietro rimase addolorato che per la terza volta Gesù lo interrogasse, saremmo d'accordo. Ma qui il dolore non nasce dalla terza volta. Io l'ho sottolineato così perché questa terza volta lo troviamo anche qua, è un fatto puramente letterario di ripetizione dell'espressione. Per questo l'ho sottolineato. Ma il problema è che Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse «Mi vuoi bene?». Questa è la frase. Cioè noi, per interpretare bene questo «rimase addolorato», dobbiamo leggere la frase da qui fino a qua. Allora comprendiamo perché è rimasto addolorato. E siccome qui io mi trovo con il verbo diverso, e qui trovo l'espressione, perché Pietro si addolora? Perché gli ha chiesto «mi vuoi bene?». Io non posso separare il domandare dal mi vuoi bene. Il mi vuoi bene è espresso con fileo, non con agapao. Quello è il problema. A fine di Gerapoli, vivente Giovanni, aveva mandato aveva mandato a chiedere informazioni a Roma su un particolare teologico. No, non è Papia di Gerapoli. Di Papia di Gerapoli noi conosciamo qualche cosa che riguarda la persona di Gesù, il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Marco e il rapporto fra il presbitero Giovanni, di cui Papia di Gerapoli è stato discepolo, perché Papia di Gerapoli vuol dimostrare che ciò che lui insegna deriva dal discepolo presbitero Giovanni. Io sono discepolo del presbitero Giovanni. E presbitero Giovanni è discepolo dei primi. Ma non c'è nei frammenti di Papia, io adesso non so, probabilmente lei avrà letto questo, ma non riguarda Papia. Comunque aveva mandato chiedere informazioni a Roma, vivente Giovanni. Quindi No, questa è una notizia che io non ho letto da nessuna parte. E sì che ho letto, parecchio. No, io la ringrazio di avermela detta. Andrò a verificare dove esce fuori e magari l'11 ottobre del 2015 le dirò: guardi che questo probabilmente è l'opinione del teologo X o dello storico Y. Io ho dei dubbi molto grossi sul Cardinal Siri e sulla sua conoscenza storica, perché lui era un dogmatico. Ma comunque, la prendo per buona, la verificherò. Sì, volentieri. No, lei resti pure della sua opinione. Coccola, il problema non è quello che noi pensiamo, il problema è quello che dice il testo. Povero. Questa è la mamma che viene fuori. Questa è la mamma che viene fuori, mentre il biblista dovrebbe essere abbastanza neutro e attenersi a ciò che dice il testo. Dopo, ovviamente, certe sfumature di significato ognuno giustamente le può coltivare, ma sempre rispettando ciò che è scritto, non ciò che noi pensiamo. Mi ricordo che una volta ho fatto una baruffone, finiamo subito, ho fatto un baruffone con un frate, perché questo frate sosteneva che Maria si è turbata perché l'angelo era un maschietto. Dico, padre, dico, abbia la pazienza di leggere il testo. Maria rimase turbata all'udire queste parole. Scritto. Non occorre fare fantasie.
Il tralcio che dà frutto, il padre lo pota perché dia più frutto, l'ora, il sacrificio, la... Ma no, è scritto catareo, catareo vuol dire purificare. E subito dopo Gesù dice, voi siete già cataroi, puri, per la parola che avete udito. Allora è la parola che purifica. Non è la sofferenza, perché la sofferenza è un'ideologia tua che hai aggiunto al testo. Vangelo di domenica scorsa. Coraggio, veloci, veloci, veloci. La domanda di Pietro a Gesù, sappiamo che riguarda questo discepolo che Gesù amava, Gesù probabilmente gli rompe questa curiosità di Pietro e dice, ma a te che importa? Tenete presente questa risposta del gentilissimo Gesù. Anzi, aspetta che lo ingrandiamo ancora di più, in modo che vi resti in testa. Perché vuoi mettere becco sulle cose che non sono tue? Vi è chiaro? Il motivo l'abbiamo già visto. Ciò che è importante in questo testo è questa ripetizione. Se notate, a Gesù interessa che Pietro capisca che l'interesse per Giovanni sarà anche una cosa buona. Ma ciò che è importante è seguimi, tu seguimi. Queste sono, è un'insistenza che sottolinea che cosa? Che ognuno di noi deve rispondere a Dio, non agli altri, di ciò che è, di ciò che fa. Tu non ti devi paragonare al discepolo che Gesù amava, lui è rimasto fedele e tu no. Ma io scelgo te e a te che importa? Capite la logica? Questo ovviamente è un principio estremamente importante nella vita di fede di ciascuno. Per cui, alla luce di questo dato, è comprensibile Francesco che sulla piazza di Assisi abbia detto a Pietro di Bernardone, prenditi il tuo mantello, i tuoi vestiti, tutto, non ne voglio più sapere. E noi diciamo, quello è matto. No, perché quello ha messo in opera questo, tu seguimi. La logica degli altri è un'altra cosa. Vi è chiaro? Concludiamo brevemente. Nella conclusione, questo è il discepolo che testimonia, eccetera, ciò che a noi fa un pochettino di problema è la seconda frase, quella del versetto 25. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Esagerato, vero? Sì. Ecco, tenete presente questa affermazione che si trova nella lettera ai Colossesi. In lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Ora, se noi vogliamo mettere in evidenza tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, comprendiamo che i quattro evangeletti non è che dicano molto. C'era dunque alla fine del primo secolo questa convinzione che ciò che Gesù aveva detto e aveva fatto era una realtà così ricca, così profonda, che se avessimo voluto approfondire ogni parola, ogni frase che lui ha detto e ogni azione che lui ha fatto, certamente avremmo avuto una testimonianza scritta di enormi proporzioni. Perché? Perché in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Questa convinzione ha portato a scrivere una cosa di questo genere che per la nostra sensibilità occidentale è estremamente esagerata, ma per il pensiero orientale, dovendo esprimere questo concetto, lo ha espresso con queste parole. Tutto lì. Grazie e buone vacanze.